Oggi ci troviamo davanti al Teatro Grandinetti di San Biase, che per lungo tempo ha svolto anche le mansioni di cinema, e siamo in compagnia di Francesco Grandinetti, che ne è stato proprietario, oltre che una, diciamo, delle figure più rappresentative del teatro e del cinema lametino. Oggi vogliamo fare un passo indietro nel tempo e quindi ritrovare in un certo senso le nostre origini, ancora di più in un momento così particolare come quello odierno, ovvero in cui non c'è un cinema in città, però il comune sta pensando ad un bando per affidarlo ad un ente, ad un'associazione e tentare insomma di riavere nuovamente in città una sala cinematografica. Io ringrazio innanzitutto l'ingegnere Grandinetti per questa opportunità che ci dà proprio di riandare indietro nel tempo, come dicevamo, e vorrei allora iniziare subito a dire quando è nato e con quali, diciamo, funzioni questa struttura. Innanzitutto vi ringrazio perché il passo indietro nel tempo, che oggi si può fare soltanto attraverso i racconti, speriamo che un domani magari si possa fare anche attraverso altre tecnologie, e ti mette nelle condizioni di rivivere dei momenti storici che è bene inquadrare nel tempo, perché molto spesso quando si parla che io sono una delle figure più rappresentative del cinema, eccetera, si scorda che non sono io la figura più rappresentativa del cinema, ma chi agli inizi del secolo scorso, quindi i primi decenni del Novecento, inventò l'idea di fare un cinema a San Biase all'epoca, quindi non c'era ancora nemmeno la Venezia Terme, periodi in cui si camminava con le carrette, un periodo in cui non esisteva, non in tutte le case c'era la luce, la corrente, no? Dove ancora vivevano e dove soprattutto la persona che ideò il cinema, che viene visto come mio nonno, in realtà aveva un'età che era di 27, 28 anni, 30 anni, quindi un'età molto giovane, molto... Se non... Però erano anni in cui a quell'epoca si era già, diciamo, degli uomini veri e propri. A tal punto che si può dire che era un imprenditore. Sì, ti dico subito, ti dico la storia perché è legata molto a un bel avvenimento. Mio nonno, suo papà aveva una, diciamo, che si chiamava sempre Francesco Grandinetti, si chiamava come il figlio, quindi Francesco Grandinetti, aveva un negozio di ferramenta, qualcosa del genere qui a San Biase. Proveniva suo padre da Castiglione, la zona di prima da Nocera, poi da Castiglione. E dopodiché si trasferirono qui e già dalla quale siamo già in sesta generazione, insomma, rimase a San Biase. E mio nonno, siccome era, diciamo, per quei tempi era un uomo che aveva studiato, nel senso che aveva fatto si era diplomato al ginnasio, svolgeva in quel periodo, quindi sempre inizio degli anni del secolo, la mansione di segretario comunale di San Biase o qualcosa del genere. E quindi lui era quello che istruiva le pratiche, e così nacque l'idea, istruiva le pratiche per i cantastorie, cioè per far dare alle persone il permesso di poter stazionare davanti ai pubblici e fare lo spettacolo del cantastorie. E questo fatto faceva sì che mio nonno si accorse che c'era una grande voglia di sogni, no? Nel senso che le persone si rodenavano intorno a questo cantastorie ed erano tante e molto interessate, per cui venne l'idea e dice: ma sta in Italia, nel mondo, stanno nascendo le prime sale cinematografiche, c'è qualcosa che dimostra che esiste un sogno anche dall'altra parte su uno schermo, e quindi cominciò a darsi da fare per vedere come fare un cinema. Da lì, con l'aiuto del padre, si interessò e incominciò a prendere appunto questo suolo, dove all'interno di questo suolo nacque il primo cinema, che era completamente di legno, e all'interno del quale c'era una macchina da un proiettore a manovella, quindi a mano, con un pianoforte, dove iniziò il cinema muto. In che anni siamo? 1920, negli anni 20. Che poi possiamo dire che questo fatto del cinema muto con l'accompagnamento del pianoforte è anche ciò che si tenta di fare con la rassegna cinematografica estiva, mettendo ogni anno almeno un film che abbia questo accompagnamento per ricordare appunto le nostre origini. E mi diceva che appunto si trattava di uno stabile in legno. Sì, era la prima struttura, chiaramente io voglio ricordare
che nacqui quasi mezzo secolo dopo, insomma, di questa vicenda, quindi sono tutti racconti che si tramandavano da padre a figlio, figlio a figlio, insomma, no? E era completamente in legno, era una bella struttura in legno che ospitava quasi 300 persone, dove praticamente c'era questa musica, questo cinema muto, c'era il maestro Montoro, se non erro, che suonava il pianoforte, arrivavano gli spartiti prima in maniera tale che... Ma per avere i film non era una cosa semplice, esistevano quelli che si chiamavano i viaggiatori, nel senso che ricordate il periodo storico, non c'erano i telefoni, non c'erano i fax, non c'erano le mail, non c'era niente, quindi per poter prendere una pellicola, capire che usciva una pellicola, bisognava che arrivavano questi viaggiatori, che in realtà li chiamavamo viaggiatori, perché nella nostra tradizione familiare a un certo punto mio nonno diceva guardate che domani arrivano i viaggiatori e quindi facevamo in genere dei banchetti in campagna per ospitarli e questi viaggiatori ognuno era un rappresentante della Metro-Goldwyn-Mayer, della Titanus, della, capito? Venivano lì e dicevano abbiamo questi tre film, questo costa questo, possiamo farvelo avere fra 2 mesi, fra 3 mesi, perché per venire un film bisognava portarlo con i mezzi che all'epoca esistevano e si faceva e arrivavano gli spartiti poi insieme in modo tale che il maestro di musica potesse studiarli nelle tempistiche giuste con il film. Che anni ha svolto la mansione di cinema? Guarda, allora sicuramente fino agli anni 70, ora non ricordo se 71, 72, 73, uno dei ricordi più belli che io avevo con mio padre era proprio quello quando venivamo qui, perché a Lamezia, a quel punto era Lamezia, esistevano quindi 4 cinema. Che erano? Astra, Capitol, Teatro, Teatro Grandinetti di Nicastro, Teatro Grandinetti di San Biase e poi esisteva il Politeama, quindi 5. Però diciamo che quelli che funzionavano a cinema in quel periodo erano questi qui, questi 4, poco prima degli anni della crisi. Funzionavano con continuità? Sì, 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 sempre, ma per oltre mezzo secolo hanno lavorato, sì, per 60-70 anni, per sempre con continuità. E la cosa bella, ecco perché dico che sono molto affezionato a questo cinema, è che nella distribuzione dei compiti familiari, nel senso che mio nonno diceva tu guardati questo, tu guardati quest'altro, mio padre che è insomma giovane, aveva il compito, quindi Michele, il mio padre, aveva il compito di... tutorare questo cinema, quindi veniva il pomeriggio, soprattutto il sabato e la domenica, ad assistere se tutto andava bene. Io andavo con lui, ricordo sempre che in quella porta che tu vedi lì... Avviciniamoci, tentiamo di rimmaginare un po' quello che succedeva. Sì. Allora, innanzitutto qui c'erano le locandine del programma, no? Dei film, insomma, destra e sinistra c'erano e quindi la cosa più bella è che noi arrivavamo da quella strada e dalla strada che è proprio diametralmente opposta da quella strada arrivavamo e quindi
gli impiegati vedevano che arrivavamo, quindi c'era un minimo di fermento, non tanto per me che ero un bambino, perché arrivava il titolare, quindi è tutto messo ok, tutto messo a posto, qui c'erano i film, per cui cominciavamo già da qui a vedere se le locandine erano a posto, se c'erano scritte tutte le cose giuste. E queste erano le uscite di sicurezza e questa invece era la sala di proiezione che era, diciamo, il fulcro di questa... Quindi si entrava da... Sì, la sala di proiezione. La principale. Ed era quella sala dove praticamente da qui nasce il cinema, no? Il cinema nasce da questa... La storia di un cinema nasce appunto da una sala di proiezione dove all'interno della quale nascono tante aneddoti, storie. Ecco, per dire, molte persone sono passate attraverso... che oggi... viviamo, cioè con le quali conviviamo e non sappiamo che siamo legati da questa, diciamo, da questa storia, no? In questa porta ci sono state persone come Michele Caligiuri, che sarebbe, per capirci, il fratello di Ciccio Caligiuri, no? Che faceva l'operatore cinematografico, era proprio dentro questo posto con quelle stesse, diciamo, sfaccettature che esistevano all'epoca, perché all'epoca La pellicola era infiammabile, nel senso che bastava un piccolo sovrariscaldamento. La pellicola si è accaduto nel film Nuovo Cinema Paradiso. Devo dire che quel film è straordinario, è un film che ha ripreso completamente tutto quello che era la storia di chi nostalgicamente pensa a un cinema degli anni in cui era, non era solo il sogno per tanta gente, ma era l'unico svago, era il posto dove in questo cinema ci sono stati matrimoni, in questo cinema ci sono nati matrimoni, sono nate famiglie, sono nati amori, sono nate tante cose che fanno parte della nostra storia, no? E che quindi non è soltanto mura, magari oggi molto degradato, ma sono cariche di quelle energie che hanno forgiato per molto tempo i cittadini di San Biase e quindi anche di Lamezia. Diciamo che all'interno di questa struttura, all'interno di questa città, nacquero i primi cinema della regione, non è stato soltanto un problema di San Biase, di Nicastro, quindi di Lamezia, ma nacquero i primi cinema con le tecnologie che... Allora, il primo sonoro certamente nacque della regione, nacque qui. Addirittura. Sì, il primo sonoro nacque qui, perché poi mio nonno era una persona molto intraprendente, per cui voglio dire, appena uscì il sonoro, immediatamente cambiò e fece diventare il sonoro. Addirittura il primo sonoro nacque a San Biase prima ancora di Nicastro, quindi ci fu per un certo periodo. E poi lui, da qui partì, insomma, la creazione del Teatro Grandinetti di Nicastro, che ebbe, insomma, un altro tipo di connotazione. Ricordiamo che all'epoca San Biase era tipicamente un territorio a vocazione proprio agricola, proprio in maniera totale, vino, uva, tutto l'olio, vino, olio, e la Mesia era un po' più commerciale, invece era quella dove venivano dalle montagne a fare spese da noi, no? Nel nostro territorio, quindi aveva un'altra dimensione, e da lì nacque il Teatro Grandinetto, e poi nacque il Capitolo, poi nacque l'Astra. A proposito di Nicastro e San Biase, chi era invece il Piede di Papero?
Allora, anche nel film di Tornatore c'era questa scena, nel senso che il proprietario di due sale, in generale, faceva in maniera tale che si facessero nelle due sale lo stesso film, specialmente se non erano nello stesso posto, no? Nel senso che nel nostro caso uno era San Biase e uno era Nicastro, quindi passiamo negli anni più avanti, ormai siamo negli anni post-guerra, no? Cioè, anni 50-60, e allora si faceva in maniera tale che il primo di uno stesso film, perché era complicato già averne uno, quindi figurati due, dello stesso film molto spesso si faceva il primo tempo qui. Dopodiché Nicastro iniziava dopo circa 40 minuti, cioè il tempo del primo tempo, e ci doveva essere una persona che da qui fino a Nicastro portasse questa pellicola, no? Nel senso che adesso ci vogliono pochi minuti, all'epoca ci voleva più di più. Allora esisteva, c'erano queste figure, questo che insomma nei ricordi si chiamava Piedi di Papera, che prendeva questa pellicola e a volte anche a piedi nell'inizio, ma in bicicletta, arrivava fino a Nicastro, lasciava questa pellicola, lì iniziava il primo tempo, il secondo tempo a seconda di dove era iniziato, e poi ritornava di nuovo qui riportando il secondo tempo, e quindi questo andava avanti. Ci voleva molto fiato, diciamo. Ma se guardi il film Tornatore ti accorgerai che c'è la stessa figura, quindi ci sono le stesse persone, cioè le stesse proprio, stranamente c'erano le stesse persone, perché come in tutte le cose anche all'epoca l'economia era quella che poi diciamo faceva aguzzare l'ingegno, no? E quindi uno che aveva un solo film, una sola pellicola, necessariamente doveva fare questo tipo. Ed erano poi erano delle bobine molto grandi, molto pesanti, sì, avevano credo una confezione metallica, vero? C'era una confezione metallica di latta, una specie Di latta, quindi erano rotonde, quindi molto spesso si deformavano ed erano... Poi non arrivavano in due tempi, capito? Cioè, c'è il periodo in cui l'operatore doveva poi montare la pellicola. Un'altra cosa simpatica era che praticamente cosa succedeva? Che la pellicola arrivavano in quattro pizze, per esempio, cinque pizze, andavano montate in due tempi da 45 minuti l'uno, da 50, di secondo di com'era il tempo, no? Di com'era... In genere si preferiva fare pochi tempi, non per evitare che la gente rimanesse seduta. All'epoca c'era la necessità di fare più spettacoli, perché la gente era strapieno il cinema dal lunedì Arrivavano anche dai paesi vicino. Sì, era l'unico cinema che c'era qui, quindi per forza arrivavano, magari dai paesi vicini venivano di domenica, però il cinema era sempre pieno, cioè non esisteva il sabato e la domenica soltanto, capito? Cioè tu venivi qui, trovavi sempre pieno, insomma, diciamo, se io devo ringraziare qualcuno per gli anni della mia vita, insomma, del tenore di vita, dello star bene, lo devo al cinema, perché il cinema era l'industria di famiglia, che era quella che effettivamente ha portato il benessere nelle nostre famiglie. Senta, una curiosità. Il nuovo cinema Paradiso si vede il fatto della censura di alcune scene, ad esempio i famosi baci. Succedeva la stessa cosa? Sì, infatti, ecco, ti finisco quello di prima e attacco questo, che è identico, che voglio dire si combacia. Che cosa succedeva? Che bisognava montare la pellicola. Montando la pellicola era necessario che si mettesse sul banco di montaggio. E molto spesso si dovevano tagliare la coda di un pezzo con l'inizio dell'altro pezzo, perché le due pellicole dovevano perfettamente combaciare e quindi non dovevano fare il salto durante... Sì, si doveva notare lo stacco. Molto spesso all'epoca c'erano delle situazioni in cui la Chiesa... telefonava in genere al proprietario, alla persona, buongiorno, al proprietario, alla persona che era, diciamo, il titolare, avendo avuto comunicazioni da Roma, che in quel determinato film c'erano delle scene particolari, invitava il proprietario a staccare quella scena e quindi in quel caso si tagliava il pezzettino. Thank you.
ma la cosa più simpatica è che c'erano molte persone che magari leggendo qualche giornale che sapevano che c'era quella scena del bacio della particolarmente diciamo additata dalla censura venivano magari proprio per vedere quella scena, non vedendola incominciavano le gridate all'interno, per cui si scelse, non si faceva più, cioè mio nonno lo faceva molto di rado questa situazione, diciamo che lo faceva quando si convinceva veramente che per l'epoca quella scena era veramente magari, non si riferiva soltanto a situazioni di carattere erotico, sessuale, ma si riferivano anche delle volte a delle scene che andavano contro la persona in generale, no? Cioè, anche scene di violenza. Sì, appunto, di violenza, ma soprattutto di violenza legate magari a una logica di differenze sociali che all'epoca non dovevano essere assolutamente fomentate, quindi delle volte, però ecco, questo era molto limitato perché non era abbastanza auto, diciamo, sapeva gestirsi da solo questa scelta, però questa avveniva e molto spesso c'era questo imbarazzo perché lui da solo doveva scegliere se tagliare o meno questa cosa con le gridate del pubblico e chiaramente non gradiva. Parfois le vendredi soir, Amélie va au cinéma. J'ai une pièce retournée dans le noir et contemplée le visage des autres spectateurs. Au premier qui arrive au bout de la passerelle. Puis j'aime bien repérer le petit détail que personne ne verra jamais. Par contre, j'aime pas dans les vieux films américains quand les conducteurs regardent pas la route. Arriviamo poi agli anni 70, che sono gli anni in cui c'è la chiusura purtroppo di questo cinema. Con quali motivazioni? Beh, non fu la chiusura di questo cinema, fu la chiusura di un buon 50% del cinema in Italia, era cambiata completamente, diciamo, l'impostazione, nasceva la televisione in maniera proponderante, dal 57 al 70 erano passati già 10 anni, 11 anni, ricordo a tutti che per l'epoca, nel 50, quando iniziò la televisione, io ancora ho una televisione di proiezione dove la sera alle 20:30 veniva, alle 21, non mi ricordo quando era, veniva spezzato il film e mandato la sciaradoppia all'interno, o il musichiere, non ricordo, lasciarla dopo mi pare, e poi dopo ricominciare il film perché la gente se no non veniva più, andava nei bar a vedere la televisione, quindi si vedeva che la televisione era il vero nemico del cinema, cosa che infatti subì, era tanto nemico che negli anni 70 comportò prima la chiusura di alcuni film, poi dal 75 in poi dove nacque la televisione a colori, quindi addirittura nacque anche il telecomando, perché noi per noi diamo tante cose per assodato, il telecomando, l'ascolto buono, no, una volta non era così, una volta c'era il primo tempo, per andare il primo canale, per andare a mettere il secondo ti dovevi alzare, quindi non lo facevi, invece poi nel 75 nacque la televisione a colori, i canali privati comportarono la chiusura. Era un luogo di incontro e di socializzazione, ricordiamo infatti anche tante scene di film che ripercorrono quegli anni e che sottolineano come magari spesso il cinema fosse il primo appuntamento per le coppie, vero? Non solo il primo appuntamento, ma era il momento in cui c'era il contatto tattile tra il ragazzo e la ragazza, tra la coppia, nel senso che in quel momento dentro il cinema, dentro l'oscuro del cinema nasceva
quando già si erano appoggiati spalla a spalla sembrava già una cosa enorme, poi se riuscivi a mettere la mano sulla spalla non ne parliamo per niente, però diventava il momento in cui c'era il primo aggancio. A volte bastava pure vedersi da una, guardarsi da lontano, no? Per suscitare quel sentimento che poi rimaneva in eterno. Il cinema era un luogo dove nascevano i primi amori e dove poi si mantenevano. Forse perché era un luogo per sognare, lo è tuttora. Era un luogo per sognare, ma anche per dire, era un luogo dove quel momento in cui era tutto scuro, soltanto a contatto col sogno davanti a te, era di fatto una possibilità, era un momento in cui ti potevi liberare un po' di più, uscire fuori e levare proprio le inibizioni che tu avevi, no? In realtà non nascevano soltanto sentimenti di amore, ma anche di protezione, nel senso che è notoria quello che succedeva nel cinema di Lamezia Terme, nel cinema di San Biase, dove praticamente nelle scene di western, dove per esempio c'era il giovanotto, qui lo chiamavano il giovanotto contro il nemico, perché il giovanotto, appena entravi dice chi è il giovanotto, non dicevi altro, e chi è il giovanotto, dopodiché mentre ti stavi, mentre eri lì magari c'era qualcuno che stava sparando dietro, e si alzava la persona che era entrata con la pistola del pubblico sambiasino e a un certo punto gli diceva attento gringo e sparava allo schermo per colpire la persona. Molte volte mio nonno ha dovuto riparare lo schermo dai buchi che arrivavano dalle pistole, che è un fatto simpatico oggi detto così, nel senso che veniva vissuto, cioè pensate come veniva a essere coinvolto il cinema e coinvolgente quel film per le persone. Oggi vediamo tutto con più distacco, no? Cioè oggi riusciamo purtroppo a vedere scene vere di guerra che non ci fanno più colpo, mentre invece all'epoca scene finte di sogno facevano colpo, nel senso che... Erano anche anni in cui si andava con la pistola al cinema però. Ed erano anni in cui si andava, ma la pistola avevano tutti all'epoca, non è che c'era qualcuno che non l'avesse, quindi si andava dappertutto con la pistola, era un fatto quasi normale, stiamo parlando degli anni 20, 30, 40, insomma stiamo parlando in cui era normale camminare con la pistola ed era bellissimo perché poi per esempio quando i ragazzi facevano guerra e gridavano, mio nonno andava lì dentro, diceva chi è stato, nessuno parlava, cacciava via fuori tutta la fila, no? E poi cacciando fuori questa fila tutti quanti della fila andavano da mio nonno a chiedergli scuse, mio nonno li faceva entrare per 3-4 volte gratis per giustificarsi di quella volta, no? Era anche una cosa insomma di disciplina, di rispetto, no? Imparare il rispetto, cacciato fuori, non eri tu il colpevole, no? Gli dicevi scusa perché eri capivi che c'era un problema, che avevi disturbato, e allora poi lui per ricompensarli quando arrivavano le persone senza soldini, posso dirlo, no? Dice non ho i soldi per entrare, eccetera. Mio nonno li faceva entrare sempre, era una caratteristica che aveva, senza, a volte per non farsi vedere dagli impiegati, che era sempre gratis di alcuni ragazzi, andava e gli dava i soldi per pagare il biglietto. Sono cose simpatiche che fanno parte di una storia, di un momento. Ritorniamo agli anni 70, crisi problematiche, si incominciano a chiudere i cinema e chiaramente
si incominciò a chiudere proprio questo che era il cinema, purtroppo, che è quello che rendeva meno, perché a quel punto non c'erano più le possibilità. Poi il discorso sarebbe troppo lungo, però per poter fare film, da una parte le case cinematografiche imponevano che ci fosse un certo numero di spettatori, quindi San Biase ne aveva di meno rispetto ad altri, quindi si chiuse questo in contemporanea al cinema Astra di Lamezia, di Nicastro, e dopodiché piano piano si chiuse anche il Capitol. Questo diventò poi, negli anni in cui io avevo la televisione Florente VL7 5 Stelle, divenne poi la televisione, la sede della televisione. Infatti tante persone un po' più grandi di te, ma molto più giovani di quelli che lo ricordano come cinema, questo lo identificano come la sede di VL7. La sede del VL7 e non come teatro. Io ti ringrazio invece, perché questa non era la sede di VL7, questa era la sede di VL7 nel momento in cui il cinema, non avendo più la storia, bisognava inventarsi qualcosa. Abbiamo sempre evitato che diventassero supermercati, e come in molti invece locali sono stati fatti, quindi siamo sempre rimasti nella stessa tipologia, spettatori, spettacolo, eccetera. Dopodiché negli anni 80 invece, con il concordato dell'azienda madre, dopo una serie di disavventure, di ultimo che il comune lo ha acquistato, l'ha portato nel patrimonio comunale, l'ho acquistato direttamente al concordato, non da noi, vorrei precisarlo, perché se no ci sono facili illazioni, per cui senza una lira alla famiglia, e con l'idea di rimetterlo a posto. L'idea di rimetterlo a posto sarà una delle cose sulle quali lavoreremo più presto possibile, sia con infatti, questa che con la prossima amministrazione. Infatti questa mattina c'è molto movimento, soprattutto nella parte esterna, non so se vogliamo fare qualche ripresa, Marco, perché ci sono dei lavori per cercare un po' di sistemare il teatro all'interno, che purtroppo è in una situazione di estremo degrado, un degrado dovuto al fatto che per tanto tempo è stato abbandonato, è stato in disuso. E c'è stato qualche mese fa un sopralluogo da parte della commissione che si occupa appunto dei lavori pubblici per cercare di capire quale fosse la situazione e quali fossero gli interventi necessari. Come vedete, oggi c'è la sezione lavori del comune che se ne sta proprio occupando per portare via tutto quello che si è accumulato, che poi sono dalle piante alla spazzatura, perché evidentemente è diventata anche una discarica. Inoltre ci sono ancora i residui, vorrei che Marco mi seguisse, delle videocassette che appartenevano alla televisione, quindi possiamo dire che ci sono proprio dei pezzi d'epoca, anche perché oggi trovare delle videocassette praticamente è una cosa rara. Questi erano i magazzini che appartenevano proprio all'emittente VL7. E purtroppo, come potete vedere, ci sono stati degli incendi, numerosi incendi all'emittente, di cui abbiamo anche recuperato delle importanti immagini amatoriali, per cui c'è stato anche tutto un materiale d'archivio che riguarda la nostra città che è andato perduto. Ora ci sarà appunto una ripulizia anche, insomma, di questo materiale, che ormai è impossibile recuperare, e si spera poi che l'intera struttura torni alla città. Magari se ne occuperà proprio lei, ingegnere. Videocassette che tenterò di recuperare in questi giorni. Ho già parlato con l'assessore Piccione, che manderò uno dei ragazzi di City One per vedere quello che possiamo recuperare, perché ogni cassetta di questa sono mezz'ora di storia della un'ora di storia della nostra città degli anni 70, degli anni 80, 85, 86, che quindi chiaramente cercheremo di recuperare. Io spero che nel bando pubblico che si farà per i cinema, spero, non è contemplato questo teatro, spero che però nel bando pubblico del cinema si affidi finalmente le strutture del Polichiama, del teatro Grandinetti e dell'Umberto, non ad un imprenditore, perché tu prima avevi detto associazione o enti, no, nell'idea dell'assessorato c'erano anche imprese, no? Io secondo me invece bisogna fare una specie di consorzio, di fondazione cinema, fatto da tutti i consorsi, da tutte le associazioni che fanno cinema muto, che fanno cinema di qualità, che fanno cinema in lingua originale, che fanno anche cinema di qualità commerciale, che è un fatto importante, che però venga affidato a loro.
loro e non affidato a singole persone che poi lo gestirebbero in maniera, diciamo, in maniera secondo me troppo autonoma rispetto a quello che invece è stato lo sforzo del comune di farlo diventare patrimonio comunale. Per quanto riguarda questo, spero che prima o dopo, insomma, il comune metta mano anche le risorse. Qualora non ce ne fossero, io sarei pure interessata a cercare di trovare un altro numero di imprenditori per poterlo riportare come era una volta, ai vecchi splendori. Potrebbe essere una proposta sulla quale, insomma, ci si può lavorare. Quello che poi noi ci auguriamo, che questo spazio riprenda a vivere, che riprenda a vivere in quella che era la sua forma originaria, quella di un cinema.